Frankie Slayer. Un saluto dal vostro Frankie di quartiere. Amici, ma voi credevate che io mi ero dimenticato del progetto dei Cavalieri dello Zodiaco di Acuren Studio? Assolutamente no! Uscirà a brevissimo, meno di 2 settimane, amici. E io sono qui, pronto! Ma il video di oggi invece riguarda degli aggiornamenti proprio da Acuren Studio. Hanno tenuto un super post di intervista su Reddit, il grandissimo Mood Guardian, che mi segue, non è italiano, però mi segue e mi vuole bene. Thank you, my friend, Mood Guardian, you are the number one! Mi ha mandato il link per questa super intervista su Reddit. Pertanto, amici, io vi porto un piccolo recap di quello che Omar Panduro, portavoce di Acuren, ha riferito riguardo questo progetto. Quindi, amici, queste non sono voci, questi sono dati ufficiali di quello che Acuren Studio ha in mente di realizzare. Ci saranno 5 episodi per ogni Saint, per ogni Bronze Saint. Questo vuol dire che saranno 25 episodi. Ogni 5 episodi si concluderà l'introduzione alla saga dei cieli, quindi la saga di Zeus. Quello che noi vedremo il 31 di gennaio barra i primi di febbraio, datemi il tempo per tradurlo, sarà il primo episodio del prologo di Pegasus, poi ne mancheranno altri 4. È stato specificato che al termine di questo progetto dei 5 prologhi ci sarà il capitolo vero e proprio ambientato nei cieli, nel paradiso, nell'Olimpo, come lo vogliamo chiamare. Hanno riferito che ci saranno molti personaggi femminili e infatti lo abbiamo visto, che effettivamente nell'opening un po' di personaggi femminili ci sono. Abbiamo visto anche Morgana, che tutti dicevano che era morta. Io non mi ricordo se fosse morta o meno e non mi ricordo nemmeno se nel manga dicessero che fosse morta, perché magari lo potrebbero aver detto nell'anime, nell'adattamento italiano, però l'adattamento italiano ha cambiato tante cose, ha fatto tante forzature, ci potrebbe anche stare che magari nel manga non venga mai detto che lei effettivamente muore. Ci saranno anche storie d'amore. Nel trailer noi vediamo Seiya che è insieme alla ragazza che gestisce l'orfanotrofio, perdonatemi se non mi ricordo il nome, anche perché si è vista tipo 2 volte, però è proprio bello il fatto che l'abbiano ripescata. Quello che secondo me è affascinante è proprio che loro non si siano concentrati solo sul combattimento, che poi tra l'altro è quello che ha fatto Kurumada nell'ultimo periodo, ma hanno cercato proprio di esaminare e ampliare la sfera sentimentale a 360 gradi dei personaggi e del mondo di Saint Seiya. Qualcuno ha mosso l'obiezione che il loro stile è troppo uguale a quello di Araki e che sembra una scopiazzatura. Io non sono d'accordo per nulla in questa affermazione e infatti Acuren ha risposto che assolutamente il loro stile vuole essere al 100% il più fedele possibile ad Araki e che nonostante questo dal loro punto di vista sono lontanissimi dall'aver centrato il loro obiettivo. Questo dimostra moltissima umiltà, perché dal mio punto di vista il loro lavoro è pressoché identico. Il fatto che loro però dicano che sono assolutamente lontani dall'originale gli fa solo che onore. Hanno anche detto che loro stanno cercando di catturare il feeling anni 80 di Saint Seiya, quindi si stanno veramente specializzando nel cercare di catturare il clima della prima parte della storia, quella proprio più anni 80, e chiaramente cercano di fare proprio un lavoro il più simile possibile all'originale. Anche questa cosa qua veramente è quello che noi fan vogliamo, almeno per quanto mi riguarda è quello che io stavo cercando. Qualcuno ha domandato ad Acuren se i Gold Saints avrebbero ricoperto un ruolo importante in questa vicenda e loro, ragazzi, hanno assicurato che i Gold Saint saranno tutti presenti e ognuno di loro avrà il momento per dimostrare realmente quanto è forte. Quindi, ragazzi, che voi siate fan di Mu dell'Ariete o di Pesci, per quanto io faccio fatica a trovare qualche fan di Afrodite, però diciamo che Lost Canvas ha regalato anche dei momenti di gloria a personaggi come Cancer e Afrodite, per quanto non sono loro, ma sono le loro reincarnazioni precedenti, però resta il fatto che comunque ci saranno tutti. Questo lascia anche spazio all'interpretazione mia personale,
che forse Kiki non indosserà le sacre vestigia dell'ariete. Chi lo sa? Essendo questa saga ambientata 5 anni dopo gli eventi di Hades, è stato ufficializzato che l'età di Seiya è 22 anni, l'età di Hyoga e Shiryu di 23, l'età di Shun di 22 e l'età di Ikki di 24. Quindi li ritroviamo un pochino più adulti, per quanto in realtà a livello estetico sembrano uguali, ma il problema secondo me sta più nel come Kurumada aveva disegnato quei 12-13 anni che sembravano dei 20-30 anni, quindi diciamo il discorso è più lì. Però mi fa piacere ritrovare dei personaggi più adulti. È stato anche detto che Hades farà un'apparizione. Non è stato detto se si tratta di flashback o se effettivamente ritornerà. Però comunque Hades apparirà. Akuren ha anche lasciato intendere che noi non dobbiamo dare per scontato che Phobos e Deimos siano realmente antagonisti. Non è detto. Anche perché rispetto al manga che hanno disegnato inizialmente, questo progetto anime avrà delle differenze, perché il progetto è diventato più maturo, è diventato più impegnativo. Akuren ha detto che questo progetto è veramente iniziato del tipo dai, facciamo a caso due cose, e poi si è radunata attorno a loro una fanbase talmente grande che anche il peso sulle spalle che loro sentono è veramente incombente. Però proprio per questa ragione si sentono una responsabilità tale. Loro vogliono veramente fare bene e non lo stanno facendo a scopo di lucro, perché per quanto accettino donazioni, ma questo ragazzi è sacrosanto. Cioè, se uno deve stare H24 a fare determinate cose e magari però deve anche lavorare, perché le bollette non è che si pagano disegnando o facendo video, è sacrosanto che se qualcuno gli vuole offrire un caffè ci mancherebbe. Quindi ragazzi, niente, noi dobbiamo aspettare ancora 2 settimane e poi uscirà questo benedetto episodio che stiamo aspettando con la tachicardia, perché non so voi, ma io ho le farfalline nello stomaco. Però realizzo anche che proprio perché questo è un progetto veramente impegnativo e pesante, cioè la sento io tante volte il peso sulle spalle, che ho 4.300 iscritti, mi immagino loro che ne hanno 50.000-60.000 e che comunque di solito chi ti segue, la maggior parte delle persone che ti seguono non si iscrivono tutti, anzi potrei dire che circa un terzo di quelli che ti seguono davvero che poi si vanno a iscrivere al tuo canale. Pertanto ragazzi, vuol dire che indicativamente sono 150.000-200.000 le persone che stanno seguendo il progetto di Akuren, e vi garantisco che appena uscirà l'episodio triplicheranno queste persone, perché fino a quando è un manga disegnato e un opening animato, diciamo forse non sono i primi nella storia che hanno fatto qualcosa del genere, ma nel momento ragazzi che faranno uscire un episodio animato per 30 minuti, credetemi che tutta la fanbase di Saint Seiya impazzirà. E a maggior ragione ragazzi, io vi invito a condividere questo video con tutti gli amici che conoscete affinché possano seguirmi, affinché appena l'episodio uscirà in spagnolo io ve lo tradurrò con tutto il mio cosmo e sarà disponibile per tutti gli appassionati dei Cavalieri dello Zodiaco italiani. Per quanto riguarda il maestro Ivo De Palma, io non l'ho ancora contattato e prima di disturbarlo per una questione del genere aspettiamo che esca questo episodio. E comunque quello che magari io cercherò di fare inizialmente, se possibile, sarà avere una chiacchierata con lui per sapere cosa ne pensa del progetto, sempre che lui sia disponibile e libero, perché sarà impegnatissimo. E non è nemmeno detto ragazzi che comunque lui accetti, perché non lo so, perché comunque avrà anche altre cose da fare. Certo, sarebbe un sogno per me poter anche soltanto scambiarmi un saluto con Ivo. Detto questo amici, io spero che la prossima volta che ci vedremo sarà solamente per farvi un piccolissimo intro riguardo il primo episodio della saga di Zeus e anche per fare una menzione di tutti gli eroi che si sono resi disponibili per tradurre questo episodio dallo spagnolo all'italiano. Sì, perché tanti di voi mi hanno scritto dicendo che erano disponibili ad aiutarmi e chiaramente sarete tutti menzionati. Detto questo amici, noi ci vediamo al prossimo video. Abbaio! Frank is made.